ventesima edizione di Stadio News 24, in studio Carolina Costa. Il Palermo annuncia ricorso dopo la decisione del prefetto di vietare la vendita dei tagliandi per Palermo-Sampdoria ai tifosi non abbonati. Di seguito il comunicato. È nostra intenzione presentare ricorso d'urgenza al Tribunale Amministrativo Regionale e protestare con fermezza presso tutti gli organi competenti affinché vengano tutelati i diritti di tutti coloro che intendono sostenere i colori rosanero. L'accesso allo stadio Renzo Barbera per la partita Palermo-Sampdoria sarà limitato ai soli abbonati del club rosanero. Il prefetto della città siciliana infatti ha deciso di vietare la vendita libera dei taglianti per la gara casalinga contro i blucercati, per motivi di ordine pubblico. Una decisione che ha lasciato perplesso il vicepresidente del Palermo Guglielmo Miccichè. Spero che il prefetto cambi idea. Il pubblico palermitano è uno dei più corretti d'Italia. È una decisione illogica. Il Palermo prende posizione contro le sviste arbitrali che hanno favorito il Carpi nell'ultima sfida di campionato contro l'Empoli. La lotta per non retrocedere è stata condizionata in occasione della partita Carpi-Empoli diretta dall'arbitro Paolo Valeri da tre assurdi episodi. L'espulsione di Michelizze, il gol annullato all'Empoli e il rigore non dato per trattenuta della maglia e successivo fallo di mano commessi da Poli ai danni di Pucciarelli. Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha commentato così le sviste arbitrali di Carpi-Empoli. L'arbitraggio ha compromesso la salvezza, stanno mandando il Palermo in Serie B con arbitraggi pazzeschi. Sono scandalizzato da ciò che è successo contro l'Empoli. Importanti novità per il futuro del Palermo. Il presidente del Venezia, Jota Copin, è incaricato dal presidente Zamparini di cercare i potenziali acquirenti per il club siciliano, ha rivelato di aver trovato delle possibili soluzioni per i rosanero. Sono 12 i giocatori squalificati dal giudice sportivo Giampaolo Tosel dopo la 35esima giornata di campionato. Nel Palermo una giornata di squalifica Giancarlo Gonzalez che salterà la sfida contro la Sampdoria. Il Palermo di Davide Ballardini ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della partita contro la Sampdoria, in programma domenica 1 maggio alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera. Dopo i consueti esercizi di riscaldamento, i rosanero hanno svolto esercitazioni di carattere tecnico con la palla, poi un lavoro tattico e una partita finale in campo ridotto. I calciatori impegnati nel match contro il Frosinone hanno svolto un lavoro di scarico. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.